parliamo? Siamo a Pistoia, di che parliamo? Parliamo di cinema, parliamo di tanto. Siamo in una delle più belle piazze d'Italia. Siamo con due persone che sono particolarmente legate alla storia del cinema, tanta storia di Pistoia e poi di Pistoia, no, scusate, Pistoia, anche Pistoia. Lui un po' meno. Lui è coinvolto. Lui è imprestato. Ora ve li presento. Lo inquadro soltanto, mi spia. 1978. Esatto. Ciao Leo, come stai? Ciao a tutti. Bene, è sempre un piacere vederti. Le tue iniziative, le tue presentazioni, le tue rassegne stampa sono il top qui in città. Non c'è nulla da fare. Però io ti lascio perché intanto ho Carlotta Bolognini. Ciao, buonasera. Cosa dire? Non lo so, non so se chiederti di tuo padre o di tuo zio, o di tutte e due. Di tutte e due. Intanto ti chiedo di te. Come hai passato quest'anno, principalmente a Roma, quest'anno tristissimo? Lavorando a casa, ho istituito due premi, il premio Cinema Anni d'Oro e il premio George Hilton, che poi si è svolto a Roma il 25 ottobre, prima che ci richiudessero proprio il giorno prima, però è stata una bellissima serata, tantissimi personaggi, sto organizzando la seconda edizione e ho rimesso mano al progetto per il quale sono qui. Compagni d'arte, questa storia magnifica dagli anni 40 fino a fine anni 50, inizio anni 60, di cinque grandi personaggi, tre pistoiesi e due fiorentini. Senti, e ci presenti l'altro ospite? Ho coinvolto il mio amico di infanzia, Fabio Lionello, figlio del grande Oreste, regista, sceneggiatore, e l'ho coinvolto in questa avventura. E l'ho portata a Pistoia, ho detto oh, vedrai che piazza, vedrai che strade, e penso che ci siamo fatti 11 km e mezzo oggi. Sì. Penso che gli sia piaciuta. No, è fantastico, luogo veramente fantastico e che stimola a fare, stimola in questo periodo in cui siamo stati tutti un po' chiusi, fermi, eccetera. Riuscire a rimuoversi per la prima volta e vedere Pistoia è stato fantastico. Infatti abbiamo altre 2000 idee proprio per la sceneggiatura. Tanti progetti, ecco, ma in questi progetti c'entrerà un po' il ricordo del Covid o una cosa, pigliamo la mascherina, la pallottoliamo e la buttiamo via? Guarda, questo adesso lo stiamo ancora definendo, può essere anche che siamo a fine, a parte non sapremo mai quando finirà, se impareremo a conviverci, se la mascherina diventerà una nostra compagna come una volta il cappello, però può essere anche un trampolino proprio, perché il film è un film sulla rinascita, partiamo proprio dalla Seconda Guerra Mondiale che poi devastò il mondo, ma è rinato per arrivare poi a un boom economico, eccetera. E noi ci troviamo adesso in questa situazione dove tutto si è bloccato, tutto si è fermato e stiamo cominciando a rinascere. Certo, hai rammentato, scusa se ti interrompo, la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato dopo il piano Marshall, però c'è stato anche la divisione in blocchi, il muro di Berlino, quindi il mondo poi tanto bene non è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Assolutamente no, ma non è, ma si è, perché lì poi c'era la spartizione e quando c'è una spartizione c'è anche inevitabilmente una divisione, io voglio di più, no, e allora metto un blocco e allora faccio questo. Qua però, noi la chiamiamo Seconda Guerra Mondiale, però il Covid è più mondiale della Seconda Guerra Mondiale. Qui o
o ci salviamo tutti o no. Lì c'è uno nelle guerre, la voglia di prevalere, eccetera, poi ci sarà un vincitore che comanda. Qua no, qua il vincitore può essere uno ed è il mondo intero, altrimenti non ci sarà vincitore. Ecco Carlotta, ma i grandi bolognini avrebbero preso spunto o l'avrebbero messo da parte e avrebbero raccontato qualcos'altro per svagare le persone? Conoscendoli sicuramente no, non avrebbero toccato la runa. Senti, mentre ti guardo mi vengono in mente tantissimi film che tuo padre e tuo zio hanno girato, ci hanno messo mano, sono stati prodotti, ci hanno messo mano, ecco. L'anima. E sono veramente la storia del nostro cinema. Sì, no, no, forse sono di parte, però sono stati bei film, veramente bei film. Sì. Alcuni sono pazzeschi a rivederli adesso, L'eredità Ferramonti, Metello, Fatti di gente per bene, sono film, non so se si possono ripetere adesso. Ecco, però era ammentato ad esempio Metello, avrebbero tanto da insegnare e da raccontare. Ma lì sai, c'era quello che magari manca forse oggi, c'era il lavoro di squadra ed erano grosse squadre, grosse truppe, erano grandissimi professionisti all'epoca, cioè se veniva bene un film era grazie a tutti, al trucco, al parrucco, al costume, al direttore della fotografia, all'elettricista, cioè era il lavoro di tutti, capito? E poi si vede, sullo schermo si vede. E poi è un'epopea del cinema italiano che è stata anche ripresa, che ha influenzato il cinema americano. Beh, il cinema americano l'hanno poi sempre detto che hanno copiato tantissimo dal cinema italiano. Non per ultimo Quentin Tarantino, insomma, lo dichiara sempre, ha fatto da insegnamento a tutto il cinema, insomma. Io vi ringrazio, ovviamente mi auguro di rincontrarvi quanto prima. Saluto il nostro amico Leo. Ciao. Leo, ma secondo te una bella produzione qui in Piazza del Duomo? Direi che sarebbe perfetta. Quale migliore occasione per raccontare Pistoia sul grande schermo? Bene, io vi ringrazio. Datemi una mano, pistoiesi, dateci una mano, gireremo tutta Pistoia, faremo vedere al mondo quanto è bella Pistoia. Ciao. Sicuramente è bellissimo, io vi ringrazio, vi aspetto qui in Piazza del Duomo, magari siamo in un orario particolare con il bar aperto. E che poi non abbiamo soltanto le bellezze, abbiamo anche dei bei vini, si sa cucinare, delle belle pizze, so, abbiamo di tutto, lo so. Bene, buona serata. Ciao. Anche a voi. Ciao, grazie. Un abbraccio. Grazie.